Mammi? Smarty? Mammi? Sei sveglia? Smarty, amore, buongiorno, ti sei svegliata? Finalmente? Sono 9:30, insomma. Non è neanche poi così presto, è vero? Buongiorno, hai dormito bene? Mammi? Smarty, hai dormito bene? Sì. Sì? Benissimo. Allora, pronta per la tua giornata? Anche Matilde sta ancora facendo la nanna. Si sveglierà a breve, penso, comunque. È vero, sì, qui c'è Pony, ovviamente immancabile, ma quanto è carino, mi piace un sacco, è tenerissimo. Comunque, mentre Smarty si sveglia per bene, visto che è come me, che quando mi sveglio ho bisogno di quei 10 minuti tattici a letto per riconnettermi con la vita, volevo parlarvi un pochino, molto brevemente, del suo lettino, perché alcune persone mi hanno chiesto dove io l'abbia preso. È un lettino in stile montessoriano. Allora, in realtà questo io l'ho realizzato su misura per lei, però giù nell'info box vi lascio un link Amazon, che è un mio link personalizzato, dove appunto trovate un lettino praticamente uguale a questo. E tra l'altro il venditore ha, mi pare, 3 misure differenti a seconda appunto della grandezza del bambino o della toddler, se siete collezionisti di Reborn e vi interessa questo lettino. Comunque appunto giù nell'info box trovate tutti i link. Smarty, ci alziamo, amore? Dai, così mettiamo le pantofoline, facciamo colazione. Sì. Brava. Forza, forza. E adesso ci mettiamo sedute. Eccati. Adesso mettiamo le pantofoline. Ok, mettiamo queste qui che sono carinissime, a forma di zampetta di animale. Guarda un po', sono belle, Smarty? Sì. Sì, vero? Bellissime pantofoline. Mettiamo la prima. E adesso anche la seconda. Queste ce le ha inviate un sito, adesso non ricordo quale sito esattamente. Comunque le stanno davvero benissimo. Oh Smarty, facciamo colazione adesso. Questa è la sedia che utilizzerò per Smarty. Si tratta di un seggiolone evolutivo Trip Trap di Stocche. Non so se conoscete questo prodotto. Comunque presto sul canale vi farò una recensione, così appunto lo vedrete meglio. Pronta, signorina grande? Eccoti qua. Ecco qui, così arrivi benissimo anche al tavolo. Smarty è un po' assonnata, anche per questo è di poche parole, vero? Ma Smarty, ma che si sia svegliata la tua sorellina Matilde? Matti? Matti mi sa che si è svegliata, sai? Sì, è proprio Matti che si è svegliata, finalmente! Buongiorno, Matti! Ciao! Sei ancora un po' addormentata anche tu, In questa famiglia siamo tutti un po' così la mattina. Matti, cosa c'è? Non ti sarai svegliata di cattivo umore? Speriamo di no. Comunque non so se avete notato, ma ho lasciato aperto il lettino perché appunto questo lettino ha la possibilità di avere i lati aperti o chiusi, c'è una zip molto semplice da aprire, e ho deciso di aprirle i lati ultimamente perché Matti sta diventando grandina, e poi appunto per Smarty ho l'altro lettino che, come avete visto, non ha contenimenti laterali, anche perché è praticamente a livello terra, quindi ho deciso di tenere aperto anche il suo. È vero, Matti? Dai, alziamoci che c'è Smarty che sta già aspettando la colazione. Soliti capriccetti. Dai Mati, forza, non abbiamo tantissimo tempo da perdere, che è già tardi. No. E due. Guarda chi c'è già a tavola. Martina, sì, hai visto la tua sorellina. Per Matilde invece sto utilizzando questo alza sedia di Cam e mi trovo davvero benissimo, e anche per questo prodotto, se ve ne trovo un equivalente o magari anche lo stesso, vi lascio sempre il link di Amazon. Dai Mati, perfetto, questo ha le cinturine,
allacciamo tutto quanto. Perfetto, sono già regolate giuste per lei. Questo è super comodo perché si regola in altezza, in questo caso l'ho avvicinato il più possibile all'altezza del tavolo perché Mati è ancora piccola e devo dire che per lei questa altezza è perfetta. Forza, forza! Allora fanciullini, adesso è finalmente arrivato il momento della colazione, Smarty sta aspettando lì da una vita, quindi ora ci spicciamo. Cosa volete di colazione? Torta. Mati, vuoi la torta? Torta. E Smarty? Sì. Anche tu, va bene dai, per oggi strappo alla regola, mangiamo una tortina, ok? Sì. Comunque qui ho già preparato tutto, queste sono le cose che utilizziamo solitamente per il momento della colazione, due tovagliette che tra poco vedrete, poi questi piattini, forchettine e poi queste due caraffine. Questa è la tortina in questione che dividerò ovviamente a metà, anche perché è piuttosto grandina. Tutta. Tortina, Smarty all'acqua, Mati al succo. Dai, forza, adesso fate colazione da brave. Vieni Smarty. Mati. Torta. La torta. Toh. Dai Smarty, forza. Smarty è un po' inappetente. Buona questa, amore. Piace anche a Matilde. Dai, forza. Neanche a parlarne perché Mati la sta già ovviamente mangiando. Lei è una super super mangiona. Ha sempre fame, anche troppa, vero? Dopo la colazione è il momento di scegliere i vestitini per la giornata. Qui è ancora un po' tutto in disordine, se avete visto il room tour saprete di cosa sto parlando. Comunque adesso sceglieremo che cosa far indossare a Martina e Matilde oggi. Questo è un vestitino nuovo che vi ho mostrato nell'ultimo video haul e sinceramente mi piace tantissimo, quindi penso che questo potrebbe essere perfetto per Martina visto che è più la sua taglia. E qui ci sono anche le nuove calze a maglia che ho sempre preso recentemente e potrebbero stare davvero bene, nello specifico questo paio con la volpe. Queste cose sono tutte di Zara comunque, ma trovate più informazioni nei video haul a proposito dei vestitini. Qui ci sono altre magliettine nuove, stavo guardando che c'è questa super carina con tutti gli animaletti, guardate che carina, e anche dei disegnini verdi. E lì in fondo, eccolo in fondo, dovrebbero esserci questi leggings qui di lana, carinissimi, che si abbinano molto bene secondo me. E un capo che non avete ancora visto è questo gilet super bello, morbidissimo, che ha fatto mia mamma a maglia. Eccolo qui, e potrebbe stare molto bene a Matilde con questi capi. Iniziamo da Martina, che è già sistemata sul fasciatoio, anche se come vi dico sempre lei è piuttosto grande e pesante, quindi secondo me siamo un po' al limite sul fasciatoio, però più che altro mi accomodo fare le riprese qui e dunque sistemo anche lei come Mati sullo stesso fasciatoio. Alla fine ho scelto il vestitino con le calze a maglia che vi facevo vedere prima, questi collant di protezione, poi queste scarpine che non le ho mai messe, le avete viste nell'ultimo video haul, sono carinissime di Chicco e le ho prese proprio per questa stagione intermedia, anche perché hanno questo colore che sta molto molto bene con tantissimi outfit di Zara. Poi qui ho preso la sua spazzolina e il pettine e questi fiocchi per capelli che sono color panna, infatti secondo me stanno abbastanza bene con il suo outfit come vedete. L'unica cosa è che sono molto grandi, cioè sono più grandi di quelli che le metto di solito, quindi sono un po' importanti sulla sua testolina, però insomma vedremo come le staranno, nel caso poi mi inventerò qualcos'altro. Iniziamo subito a togliere la tutina. Questa tutina in realtà l'avevo ordinata su un sito con una collaborazione per Matilde, avevo leggermente sbagliato la taglia, infatti è un pochino grande a Matilde, però appunto a lei va benissimo, quindi sono stata anche abbastanza fortunata, mettiamola così, soprattutto perché quando l'ho ordinata Martina non c'era ancora. La cosa bella comunque di questi pigiami fatti a tutine, così che si aprono sul davanti, è che comunque è molto facile metterli e toglierli, perché appunto hanno un sacco di bottoncini.
Perfetto, e adesso dobbiamo togliere anche questi calzini perché non c'entrano niente con l'outfit. Smarty ha appena perso una gamba. Smarty, partiamo ovviamente dai collant di protezione, o meglio collant, la mia pronuncia francese, top. Tra l'altro ho fatto acquisti negli ultimissimi saldi e non vedo l'ora di mostrarveli, probabilmente li farò vedere in un vlog, quindi rimanete sintonizzati quando escono i vlog perché ho delle cose super carine da farvi vedere. Quanto sono belle queste calzamaglia. Di calzamaglia di Zara, per averle così attillate, prendo il 6-12, mentre invece di pantaloni a volte prendo il 12-18, solo che il 12-18 della calzamaglia è molto alto anche di cavallo e poi è un po' più largo in generale, io invece le preferisco attillate perché insomma appunto devono stare attillate queste. Allora, Smartix vestitino, questo ha il bottone sul retro, molto carino tra l'altro, di quelli in legno, e si apre tantissimo, quindi fantastico. Così non faccio neanche fatica, guardate, ah, è un sogno. E questo, come vi dicevo, è più la sua taglia rispetto a quella di Matilde perché è un 9-12, Mati invece mette anche il 6-9 tranquillamente, solo che questo abitino partiva proprio dal 9-12, proprio come collezione, perché alcune collezioni di Zara partono appunto dalla taglia 9-12. Dai Smarty, forza! Pony! Pony lo prendiamo dopo. Sto pony, guardate che carina. Adesso aggiustiamo un po' tutto, Smarty, non andare indietro che pesi così tanto che ti ribalti. Ok, di questo abitino mi è piaciuto tantissimo il contrasto tra il panna e il blu, bellissimo. Poi Smarty mi piace tanto con questi colori perché non lo so, si abbinano bene ai suoi capelli. Momento scarpine, in cui potrete ben notare quanto siano ciccioni i piedini di Smarty. Uno. E due. E adesso, prima di mostrarvi il suo outfit più da vicino, mi devo occupare dei capelli e metterle i fiocchetti. E questa cosa, come avrete sicuramente capito, non è semplice. E soprattutto mi mette sempre in difficoltà perché ho paura di strapparle i capelli o comunque di rovinarglieli. Quindi devo essere super delicata. Hi. Smarty, ci sono i nodi? Oh. Sì, ci sono un po' di capelli annodati effettivamente. Dovrei pettinarglieli con più costanza probabilmente. Ok, dai, più o meno diciamo che sei pettinata. Adesso non resta che mettere i fiocchetti, che come vi dicevo sono piuttosto grandi, infatti guardate. Però con questo outfit ci stanno, questi hanno le clip, sono proprio quelli, insomma, per capelli. Cioè nel senso che non sono stati magnetizzati per Reborn, intendevo questo. Allora, vediamo di raccogliere i capelli così, molto carina. Le lascio sempre questi ciuffini davanti perché mi piacciono, se ve lo state chiedendo. Visto che praticamente è sempre pettinata così, perché non mi sono ancora messa a fare delle pettinature migliori, visto che devo farmi un mini corso a proposito. Comunque così secondo me sta davvero molto bene. Outfit di Smartix più da vicino, scarpe, guardate quanto le riempie con i suoi piedini, super cicciosi, calzamaglia, abitino carinissimo, super approvato, fatemi sapere se vi piace perché è un po' particolare, e questi fiocchi giganteschi che comunque sono davvero davvero carini e secondo me le stanno molto bene. Vediamo un po', Smartix, è già diventata Smartix con la X, carina. E adesso invece è il turno di Mati e vi faccio vedere che alla fine ho scelto la magliettina, i leggings e questo gilet tutto peloso che vi ho fatto vedere prima. Poi ho aggiunto questi calzini beige con l'antiprotezione, questi stivaletti bellissimi di H&M che sarebbero stati benissimo anche a Smarty con il suo outfit, solo che ne ho un paio solo di questo colore e quindi ho preferito metterlo a Matilde perché altrimenti non sarebbero state bene altre scarpe con questo outfit. Poi lì
C'è la spazzolina con lo spray e questa fascetta per capelli che voi probabilmente vedete fucsia, ma in realtà è più sul bordeaux e richiama un pochino alcuni disegni della maglietta. Questa è nuova, non gliel'ho mai messa e ve l'ho mostrata nell'ultimo video haul. Prima cosa da fare, come al solito, togliere il pigiamino. Questo non è comodo come la tutina, ma ce la faremo lo stesso. Ok, adesso passiamo ai pantaloni e anche alle pantofole. Togliamo tutto quanto, perfetto. Momento collant anche per Matilde. Ormai io e il francese siamo una cosa sola. Perfetto, eccoli qui. E metto direttamente anche i calzini, questi beige. A proposito di leggings, mettiamoli subito, già che Mati è sdraiata, così si fa meno fatica. Mati è sdraiata. Questi mi piacciono tantissimo perché hanno una lavorazione particolare, sono morbidi e devono essere anche molto caldi. Quest'anno, quest'anno nei saldi c'erano bordeaux, insomma un colore simile al bordeaux, però ho preferito scegliere altre cose diverse perché insomma questi li avevo già verdi e per quanto mi piacciono non volevo fare chissà quanti doppioni. Adesso passiamo alla magliettina, anche questa nuova come vi dicevo dell'ultimo video haul, e anche questo è un bottoncino che sembra innocuo ma in realtà poi quando si cerca di chiuderlo crea un sacco di problemi. Questa magliettina è piuttosto larga, quindi perfetto. Adesso vediamo come va di manica, ma penso bene perché è la solita taglia. Esatto, perfetta. E che carina, questa al volant sotto sembra quasi un vestitino, quindi con i leggings è perfetta. Guardate che carina. Adesso, mio caro bottoncino, a noi. Ah, è andata meglio del previsto, l'ho già allacciato. Miracolo. Vediamo un po', Mati, che carina! È il momento di metterle questo gilet, che come vi dicevo prima ha fatto mia mamma. E le sta davvero super bene. Anche la lunghezza è perfetta, guardate, si incastra alla perfezione con il volant. E adesso capelli. Per i capelli utilizzo un pochino di acqua anche. Vediamo di ridare una forma alla sua capigliatura. Vediamo un po', Mati. Allora, questa è di Chiavi, di Basic di Chiavi, che non mi dispiace, devo dire. Ecco qui, secondo me sta davvero benissimo, super cute. Tocco finale, stivaletti. E anche l'outfit di Matilde è completo, guardate, carinissimo, mi piace un sacco. Fatemi sapere se questo stile vi piace. Comunque Zara, dovresti sponsorizzarmi perché le toddler sono quasi sempre vestite con i loro capi e sinceramente mi piacciono tantissimo. Questa era la morning routine di Matilde e Martina. Io spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuti e che vi abbia anche magari dato qualche spunto. Se è così, per favore lasciate un bel pollice in su per supportare il mio canale, per farmi sapere che vorreste altri video di questa tipologia. Condividetelo su tutti i vostri social con tutti i vostri amici e se non siete ancora iscritti iscrivetevi cliccando anche sulla campanella accanto al tasto iscriviti per non perdervi nessuno. Una novità e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao, a presto! Ciao! Smarty, saluta, dai! Ciao!